Oggi andremo un po' avanti e poi dopo faremo esercizi perché cominciano a essere tante le richieste di... Allora, brevissimamente, l'altra volta avevamo cominciato la regressione. Questo è il modello di riferimento. Avevamo detto che nell'ipotesi che le econi abbiano valore atteso 0 tutte la stessa varianza e che fossero indipendenti l'una dall'altra, avevamo trovato A e B che minimizzano questa roba qua. Ok? Faccio presente che questo oggetto qua non è altro che quella che poi sarebbe la stima di yi, che chiamo yi con il cappello. Allora, questi A e B li abbiamo trovati così. B era uguale a quello che abbiamo chiamato SXY fratto SXX. Mentre A era uguale a Y medio meno B X medio. Adesso, queste SXX e SXY le avevamo scritte in diverse versioni. Ve ne scrivo una e poi... Queste sono tutte somme degli scarti. E qua sono indicate le variabili, scarti di ciascuna variabile dalla sua media. Qui sono sia gli scarti delle x che delle y dalla loro media. Quindi questa sarà somme per i che va da 1 a n di xi meno x medio, e questo perché qua c'è una x, e poi per yi meno y medio perché poi c'è la y. Quindi ovviamente se vogliamo, se abbiamo SXX, sarà sia la X la prima e la seconda, e quindi somme XI meno X medio al quadrato. Prima o poi ci potrà servire anche SXY, YY, che in modo analogo sarà scarti della Y e della Y di nuovo, quindi sarà somme per I che va da 1 a N di YI meno Y medio al quadrato. Mentre questa roba qui, una volta che ci abbiamo messo i valori giusti di A e B, l'abbiamo chiamata SSR, somma dei quadrati dei residui. Poi qui vi avevo dato anche delle altre espressioni che voi subito a casa vi siete premurati di verificare che siano tutte valide, vero? Ve ne avevo date 2-3 per ciascuno di questi. Alla fine quella più... Vi faccio presente una cosa. Se voi vedete questo, è il numeratore della varianza campionaria delle y. Poi, se qua ci mettete fratto n-1 è proprio la varianza campionaria delle y. Stesso discorso qua. E qui è il numeratore della covarianza tra x e y. Se ci mettete n-1 al denominatore, viene fuori la covarianza tra x e y. Ok?
per cose che avevamo già detto a suo tempo per quanto riguarda la varianza, eccetera, un modo più facile, più rapido di calcolare quando avete proprio i numeri è questo. Somme x con i al quadrato meno n volte x medio al quadrato. Questo l'avevamo visto per la varianza e quindi ovviamente è la stessa cosa qua. Questo perché, in modo che quando dovrete fare i calcoli, allora, in linea di massima, nell'esercizio d'esame, uno vi dà o già gli SXX, cioè non vi metto che avete bisogno di fare 50 colonne di conti, eccetera, eccetera. Uno cerca di darvi numeri già sintetizzati in modo appropriato. Però, se vi dovesse capitare di fare i calcoli, semplicemente dovete fare la somma dei quadrati e la media. Questo è quello che vi serve per ogni variabile. Questo qui, in modo più o meno analogo, diventa somme xi, yi, meno n volte x medio, y medio. Ok? E qui avete tutto quello che vi serve per fare i vostri bei conticini. Questo vale in generale, quale che sia la distribuzione degli errori, lo stimatore che minimizza questo è quello con queste posizioni. Poi, l'altra volta ci siamo messi, se volessimo fare, oltre a stima puntuale, se volessimo fare inferenza, cioè intervalli di confidenza e test, dobbiamo fare una qualche ipotesi sulla distribuzione. Se c'è l'ulteriore ipotesi che le e con i hanno distribuzione normale, allora ovviamente tutto questo continua a valere. Continua a valere anche se lo cancello. Lo cancello solo perché mi serve spazio sulla lavagna. E l'altra volta avevamo detto che in queste situazioni il nostro B, allora, in queste situazioni tutte le y con i, a questo punto le y i diventano ciascuna di loro normale, con valore atteso alfa più beta xi e varianza sigma quadro. E le y con i sono sempre indipendenti tra loro. Per questo motivo, lo stimatore B, la scrivo direttamente così, B meno beta fratto sigma radice di 1 fratto SXX, è normale standard, la scrivo già, diciamo, standardizzata, ma insomma, se no B è normale con valore atteso beta, cioè il parametro che vuole stimare, e varianza, questa roba qua al quadrato. In modo simile, A meno alfa fratto sigma radice, questo è un po' più brutto, vediamo se abbiamo N per SXX qua sotto e somma XI al quadrato qua sopra. Questo pure è normale standard. Questi due fatti sono importanti, ma non ci bastano per poter fare inferenza. Perché? Perché in questi oggetti qui compare sto sigma che ci dà fastidio. Però avevamo anche argomentato che
La somma dei quadrati dei residui diviso sigma quadro è una chi quadro con n meno 2 gradi di libertà e questi due sono indipendenti e anche questi due. Per cui io ottengo il passo successivo a questo è io ottengo che SSR su n-2 è stimatore corretto della varianza e se noi questo lo schiaffiamo qui e qui al posto di sigma, lo mettiamo qua, otteniamo che b meno beta fratto questo oggetto è una t n-2 gradi di libertà e anche questo è una t n-2 gradi di libertà. Ok? E questi sì che ci vanno bene per riuscire a fare inferenza, sia test che intervalli di confidenza. Ok? Quindi diciamo in questi 5 minuti abbiamo riassunto brevemente visto che ci troviamo dimmi perché è sbagliato. Qui ci va n e qui ci va somma x al quadrato. Scusatemi e grazie per avermi avvertito. Quindi, quando dovremo fare intervalli di confidenza, e faremo fra poco, o test, useremo queste cose qua, ok? Così come abbiamo fatto per alfa e beta, ora vi faccio vedere un modo abbastanza rapido per i calcoli di SSR. Ok? Perché? Perché noi per calcolare SSR se no, scusate, come si potrebbe fare il calcolo di SSR? Voi avete la colonna delle XI, la colonna delle Y con I. Una volta trovati A e B, attraverso SXX e bla bla bla, dovreste farvi un'altra colonna delle y con il cappello, cioè a più bxi, poi un'altra colonna delle y con i meno quelle con i cappelli, magari elevarla al quadrato, e qui vi viene SSR. Ok? Con un foglio elettronico ci mettete pochi minuti. Se lo dovete fare al compito di 2 ore, ci mettete 3/4 d'ora, ok? Allora adesso vediamo un modo rapido
di ottenere questo SSR. Ricordiamo che B è SXY fratto SXX Allora, y meno a meno bx, al posto di a ci scrivo questo. Scusate, c'erano dei quadrati qua e anche qui. Ok? Questo oggetto sono gli scarti delle y. Questo oggetto sono, li possiamo scrivere come meno b xi meno x medio. Giusto? Adesso svolgiamo questi quadrati e diventa somme y meno y medio al quadrato più b quadro somme xi meno x medio al quadrato, quadrato del primo termine più quadrato del secondo termine, meno il doppio prodotto, meno due volte b somme xi meno x medio, yi meno y medio. Ok? Perché l'ho scritta così? Perché questo è SXY. Questo è SXX. E questo è SXY. Ok? Tutto ok fin qua? Quindi qua abbiamo SYY, poi guardate qui che succede. B quadro è questo al quadrato. Quindi sarà SXY al quadrato meno SXX al quadrato. Quando lo moltiplicate per SXX ne rimane uno solo di SXX. Quindi sarà meno S, scusate, più S xy al quadrato fratto un solo sxx meno due volte. Adesso b è sempre quello, se lo moltiplico per sxy viene sxy al quadrato fratto un solo sxx. Quindi per i vostri conti, ovviamente questo e questo sono la stessa cosa, quindi per i vostri conti, per farli rapidi, sappiate che il vostro SSR si può scrivere come SYY meno SXY fratto SXX. Ok? Quindi con quei 3-4 numeretti che uno calcola all'inizio di somma dei quadrati, eccetera, eccetera, arriva a trovare tutte le quantità che servono.
Esempio. Questo è un esempio del vostro testo. 941. Allora, un signore è convinto che i consumi di carburante della sua macchina non dipendano dalla velocità di guida. È un esempio un po' banalizzato come cosa, però insomma. Per verificare se questo sia vero, sono stati misurati i consumi dell'auto a diverse velocità, tra le 45 e le 75 miglia orarie, ottenendo i seguenti risultati. Allora, io direi per questo, e forse per la prima e l'ultima volta, ci facciamo tutti i conti su come arrivare a trovare l'SXX, l'SXY, eccetera, su come andrebbero fatti. Poi speriamo che gli esercizi a seguire ci diano già i valori sintetizzati. Allora, le velocità osservate. Aspettate. Sì, tanto. Ok. Le velocità osservate, che sono le X con I, sono 45, 50, 55, eccetera, eccetera. Fino a 75. I consumi corrispondenti, che sono in miglia per gallone, quindi questa è velocità e questa è miglia per gallone, sono stati 24,2, 25,0. Ventitré e tre, ventidue e zero, ventuno e cinque, 20,6 e 19,8. Allora, prima di cominciare con i conti, andiamo a dire. Allora, quali sono le ipotesi in ballo? Il signore afferma che i consumi non dipendano dalla velocità. E poi diciamo, vogliamo verificare se questo è vero. Prima di scrivere in termini di parametri, eccetera, eccetera, che cosa va in ipotesi nulla e che cosa in alternativa? Visto che durante il fine settimana scorso mi sono arrivate un po' di email su... Allora, noi avevamo detto, quello che vogliamo dimostrare lo mettiamo in alternativa. E su questo credo che ci sia abbastanza chiaro. Perché quando c'è verificare, vuol dire che lo vogliamo dimostrare o no? Allora, verificare viene inteso così. Verificare vuol dire, proviamo a dimostrare il contrario. Allora, verificare uguale provare a dimostrare il contrario. Quindi, mettere questo in ipotesi nulla e il contrario in ipotesi alternativa. Vediamo se funzionano le cose. Se io rifiuto l'ipotesi nulla, ho dimostrato che non è vero quello che dice il signore. Se io non rifiuto l'ipotesi nulla, vuol dire che quello che dice il signore... Non ho detto che è vero, ma quantomeno non è campato in aria, cioè non ho elementi contrari, ok? Non posso smentire quello che dice il Signore, ok? Quindi
In ipotesi, quando dico verificare l'ipotesi, vuol dire proviamo a dimostrare il contrario. Mettiamo l'ipotesi in ipotesi nulla e il contrario in alternativa. Ok? Adesso, in una situazione in cui si ipotizza una situazione del genere, che vuol dire i consumi non dipendono dalla velocità? Che y non dipende da x e quindi beta uguale a 0. L'ipotesi nulla è l'ipotesi alternativa sarà beta diverso da 0. Diciamo, forse nel contesto avrebbe più senso addirittura dire beta minore di 0, ma insomma. Ok? Perché? Perché diciamo, quello che noi vorremmo provare a dimostrare è che le miglia percorse per gallone diminuiscono quando aumenta la velocità. Scusami, qua i consumi sono espressi in miglia per gallone, cioè quanto cammini con un gallone. Quindi più consumi e più basso è questo numero. Quindi al crescere la velocità mi aspetto che quel numero sia più basso. Quindi mettiamolo beta diverso da 0, ma potrebbe e avrebbe senso anche considerarlo col beta minore di 0. Ok? Quindi H0 beta uguale 0 contro H1 beta diverso da 0. È un test su beta, si fa utilizzando questa di fatto. Adesso dobbiamo andare a calcolare tutti gli oggetti. Per calcolare tutti gli oggetti dobbiamo cominciare a calcolare le A, le B, eccetera, eccetera. Quindi, cosa ci serve? Ci serve SXX e SXY per calcolare B. Poi ci serve Y medio e X medio per calcolare A. E poi ci serve anche SYY per calcolare questo. Questi sono gli oggetti che ci servono. E in genere sempre questi sono, non è che. Allora, x medio e y medio è facile. Facciamo finta di avere un foglio elettronico, un foglio Excel. Qua si fa la somma. E qua viene banalmente 60. Perché banalmente? Perché sono tutti equispaziati e quindi la somma è quella, la media è quella al centro. Quindi faccio somma xy, poi lo divido per il totale e viene. Faccio anche la somma qua per calcolare y medio. Se uno fa tutta questa somma e poi lo divide per i sette numeri per 7, fa 22,34. Ok? Adesso, SXX, scusate, N è ovviamente 7. 7 o 9, quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. SXX, il modo più comodo per calcolarlo è somme xy al quadrato meno n volte x medio al quadrato. N ce l'ho, x medio ce l'ho. Quello che mi serve è fare la somma dei quadrati, quindi qua mi devo mettere tutte le x con y al quadrato, 45 al quadrato, 50 al quadrato, eccetera, eccetera. Faccio la somma e la schiaffo qua dentro.
Ok? Sto dicendo banalità. E sono d'accordo con voi, dice, ma se c'è a fare le tabelline. Più o meno sì, però facciamo una volta così, se aveste i conti da fare, in 5 minuti avreste risolto quello che vi serve senza perdere tempo ulteriore. Ok? Quindi si fa la colonna dei quadrati, viene, se ne fa la somma e alla fine... Allora, la somma dei quadrati è 25.900. Cioè qua sotto viene 25.900 e l'SXX è 700. In modo analogo, il modo più comodo, questo è somme XY meno N X medio Y medio. N, X medio e Y medio li abbiamo. Quello che ci serve sono gli X, Y, 45 per 24 è 2. Eccetera, eccetera, eccetera. Faccio la somma. E in questo caso viene 9.265. Quindi questo qua è 9.265 e l'SXY corrispondente è meno 119. Ultimo. Qui ci andranno le y con y al quadrato per calcolare s y con y. Quindi qua sarà 24 e 2 al quadrato, eccetera, eccetera. Se ne fa la somma. E quindi questa somma viene quello che viene 3516 e fischia. E l'SYY viene 21,75. Ok? Quindi all'esame non vi servirà presumibilmente una cosa del genere, però comunque è una cosa che facendola si risolve in non moltissimo tempo. A questo punto abbiamo tutti gli ingredienti che ci servono per calcolare tutte queste quantità. Il nostro B è meno 119 fratto 700. Che fa meno 0,17. Il nostro A sarà 22,34. Meno 0,17 per 60. E quindi viene 32,54. SSR è 21,75 dimmi secondo me fa a fare 32 come fa a fare? Cioè 22 meno quello là sarà tipo 6 come fa a fare 32? Questa è una buona domanda perché scusate y medio meno beta x medio il beta è negativo quindi qua c'è un più. Grazie.
SSR 21,75 meno, io ce lo metto, ma meno 119 al quadrato fratto SXX che è 700. E fa 1,52. Allora, abbiamo tutte le quantità che contano. Ovviamente il test è su beta, quindi quello che ci serve è questo, eh? B ce l'abbiamo, beta, c'è, beta è quello su cui dobbiamo fare. Come costruiamo il test? Dimmi. Perché così abbiamo anche l'equazione della retta che... Anzi, vabbè, dopo. Come facciamo il test? Come statistica test che usiamo? Qualcosa basato su questa distanza, dove il beta 0 è 0. E poi sappiamo che dobbiamo riportarci a qualcosa con distribuzione nota e quindi... lo standardizziamo così. Ok, questa è la statistica test che useremo. Ci porta a rifiutare per valori alti o bassi? Ad alta voce? Alti? Bassi? Alti e bassi. Il test è bilaterale. Ok, quindi valori molto alti e valori molto bassi ci fanno rifiutare. Quindi... rifiuto se la statistica test capita qua o qua. Quindi cancello quello. Tanto i numeri li avete scritti tutti. Allora, questo numero qui sarà il valore della T con n-2, quindi 5 gradi di libertà, 0,025, e questo sarà la stessa cosa a negativo, perché la T è simmetrica, meno T 5, 0,025, ok? Quindi rifiuto se t è minore o uguale di questo. Oppure maggiore di questo. Che succede? Ci prendiamo le tavole della t. E andiamo a vedere quanto vale quel valore, con 5 gradi di libertà, viene 2,571, e questo quindi sarà meno 2,571. Cosa succede che non ti torna? Perché importunavi lei? Quello è alfa, sì, non abbiamo detto nulla su alfa, quindi lo prendiamo al 5%, ok?
Quindi rifiutiamo se t è più piccolo di meno 2,57 o più grande di più 2,57. Ok? E adesso ci andiamo a calcolare il nostro t. Attenzione, io non l'avevo conservato da quelle scritte, ma anche SXX ci serve. Allora, il nostro t osservato è meno 0,17. Meno 0 possiamo anche fratto la radice di 1,52 diviso 5 per 1 fratto, che era 700? 700. Uguale, se non ho sbagliato i conti, è circa meno 8,15. Ok? Come concludo? Torna. Non ho sbagliato i conti, è meno 8,15. Come concludo? Questo è il valore della statistica test. È minore di meno 2,57. Quindi sono nella regione di rifiuto, rifiuto H0. Ok? In termini di quello che sosteneva l'autista folle, non è vero. Quanto afferma il signore. Ok? Un'ultima cosa al volo. Come possiamo interpretare quei due valori ottenuti per A e B? Sono il coefficiente angolare e l'intercetta. Ma che vuol dire? In particolare B uguale a meno 0,17. Allora, questo B può essere interpretato come ogni miglio l'ora in più di velocità mi fa diminuire la distanza che riesco a camminare con un gallone di 0,17 miglia. Ok? Per ogni miglio all'ora in più di velocità, percorro 0,17 miglia in meno con un gallone.
Ok? Coefficiente angolare può essere interpretato in questo modo. Come vi dicevo, l'interpretazione di intercetta spesso è un po' più controversa e a volte anche... Perché se noi lo interpretassimo, diciamo, analogamente a questo, come la leggeremmo quel 32,54? Se la macchina è ferma, fa 32,54 miglia con un gallone. Andrebbe intesa così. Ovviamente non ha senso, perché se la macchina è ferma, è ferma. Ok? E non cammina. Però diciamo, allora può essere interpretata o come limite a zero o qualcosa del genere. Comunque, indipendentemente dalle interpretazioni, eccetera, chiaro come ci servono queste? Ok? Vogliamo trovare, tanto per gioco, tanto per divertirci, un intervallo di confidenza per alfa? Ma sì. Allora, da qua, attenzione, abbiamo due alfa, però ci è ben chiaro che significate l'uno dell'altro. Anzi, facciamo così. Facciamolo al 90%, così non ci confondiamo. Eh? Livello gamma? Ah, vabbè. Allora, ovviamente utilizziamo questa cosa qua. Non ci mettiamo a fare tutti i passaggi che abbiamo fatto un milione di volte sulla media, tanto è tutto analogo. Sostanzialmente l'intervallo di confidenza sarà il valore della stima puntuale, più o meno, il quantile della t, n-2 gradi di libertà, e poi qua abbiamo 0,05. Attenzione, l'ho fatto al 90%, quindi alfa mezzi è 5%. Per tutto questo denominatore. Nel nostro esempio, A era 32,54. Più o meno radice di 1,52 fratto 5 per... La T. Allora, la T
sempre con 5 gradi di libertà e al quantile 0.05, quindi non è la stessa di prima, è 2.015. Allora, abbiamo detto 1,52 fratto 5 per la somma dell'x al quadrato era 700. No? Bravi, siete stati attenti. Era 25.900. Fratto 7 volte per SXX che era 700. Quanto fa? Fa quello che fa, non lo so. Allora, questo è circa 0.3. Questa è 25 su 49, è un po' meno di un mezzo, diciamo. La radice di 0,5 è piccola piccola. Tutta sta roba qua dovrebbe essere all'incirca, dimmi. Ah, aspetta, questa radice quanto ti viene? L'hai persa, ok. Sei sicura? Perché sotto radice c'è 0,15. No, quello è 5, quella destra è 5. Ah, questo è qua, ah ok, allora sì. 4.900 e 25.000, ok, allora sì. Sì, ok, allora sì. Quindi abbastanza chiaro come utilizzare quelle cose là per fare inferenza sui parametri? Direi di sì. Ragazzi, cosa sta succedendo? Per meglio dire, che è sto casino? Allora, inferenza su previsioni. Che vuol dire? Vuol dire cercare di fare previsioni nel senso chi? Nel senso di due punti. Per un dato valore x con 0. Ok? Cerchiamo di prevedere. Cerchiamo di capire cosa aspettarci. Rispetto
alla corrispondente y. Cioè, abbiamo fatto una serie di osservazioni. Riprendiamo l'esempio della macchina. Avevamo tutte quelle osservazioni. Poi diciamo, io sto guidando a 37 miglia ora. Quanto mi aspetto possano essere le miglia percorse con un gallone? Cioè, qual è la y? Che y mi aspetto se guido a 37 miglia per ora? Allora, quello di cui parleremo è 1. Stima puntuale, e questo è banale. 1 Ok? 2. Intervallo di confidenza. Per il suo valore atteso. Tre, intervallo di previsione per, allora, innanzitutto la prima domanda, che mi aspetto così, vuol dire quale sarà la velocità che io mi aspetto corrispondente a quale sarà il consumo corrispondente a questa velocità? E questo banalmente ci perdiamo un secondo. Poi, questa osservazione successiva avrà un suo valore atteso. Ok? Costruiamo un intervallo di confidenza per questo suo valore atteso. E va bene. Per il valore atteso. Poi, noi avevamo parlato a suo tempo, quando abbiamo fatto inferenza sulla normale, di intervalli di previsione. Cioè, in che fascia ci dobbiamo aspettare al 95% che capiti proprio l'osservazione successiva. E adesso vediamo queste tre cose. Su quale debba essere la stima puntuale, in effetti era la cosa con cui avevamo iniziato a parlare di regressione. Abbiamo tutti i nostri punti osservati. Che ipotizziamo siano grosso modo intorno a una retta. Ci abbiamo schiaffato questa retta dentro. E vi ricordo che la retta è in corrispondenza di una nuova osservazione. Se la x è questa, cosa mi aspetto della y? Semplicemente questa. Ok? Semplicemente questa retta rappresenta per me quella che è la retta intorno a cui i punti sono. Quindi, se dovessi dare un valore più plausibile di tutti per la velocità, per i consumi corrispondenti a 37, che faccio? Metto 37 qua e tiro su e vedo il valore per la y, il valore corrispondente sulla retta. Quindi, stima puntuale y cappello, chiamiamolo n più 1, uguale A più B X
n più 1. Ok? Il vostro testo mette x con 0 qui, ma insomma lo chiama x0 e y con 0. Secondo me è più chiaro pensandolo come osservazione futura, eventuale. Ok? Quindi io in questo modo tiro fuori quello che secondo me è il valore, alla luce di quanto ho visto fino adesso, è il valore più plausibile per y con n più 1. Allora, alla fine, quindi il modello è questo. Per fare l'intervallo di confidenza, su E di y n più 1. Vi ricordo che E, quanto vale E di y n più 1? Ok? Perché il valore atteso di epsilon n più 1 è 0. Allora, si può dimostrare che, e non lo facciamo, ma le tecniche sono simili a quelle dell'altra volta. A più bx 0. È anche lei, siccome questa è combinazione lineare delle y, e anche questa, la somma è ancora una combinazione lineare delle y, e quindi è normale, tutte le cose molto simili a quelle che su cui abbiamo perso tutte le due ore dell'altra volta, quindi adesso questa dimostrazione qua ve la risparmio. Il valore atteso è proprio quello che si vuole stimare. E la varianza è un po' più articolata, perché la varianza è sigma quadro per 1 su n più x n più 1 meno x medio al quadrato, fratto SXX. Ok? Allora, anche qua si può fare il solito gioco, al posto di sigma quadro ci si mette la sua stima e diventa una T. E quindi, diciamo, con procedure molto simili, un po' più calcolose, ma molto simili a quelle che abbiamo visto l'altra volta, viene fuori che
Ah, ecco qua. Ho mischiato le notazioni, scusate, l'abbiamo sempre chiamata xn più 1 e quindi anche qua. No? Ah. Che mi sembrava rendesse meglio l'idea pensarla come osservazione futura e poi ho mischiato le cose. Fratto, al posto di sigma quadro ci mettiamo la sua stima. Questa roba qua avrà distribuzione T con n meno 2 gradi di libertà. E quindi si può fare inferenza su questo. Ma, diciamo, questa roba qua, io almeno la vedo come strumentale, perché non, cioè l'interesse in sé è più interessante per questa cosa, perché questo ci permette di costruire anche intervalli di previsione per y con n più 1. Perché? Se noi consideriamo questa roba qua, prossima osservazione, meno il suo valore stimato in qualche modo. Questa cos'è? È questa più questa. È la somma dei due normali. Media la differenza delle medie. Fatemela scrivere meglio. Scusate, ma guardate questa cosa qua. Futura osservazione meno a più bxn più 1, che è quell'oggetto che abbiamo scritto là. Questa è una variabile aleatoria, di cui questa è normale e l'abbiamo visto un attimo fa. Questa è normale e lo sappiamo. Sono indipendenti perché? Perché nella parentesi tonda le variabili aleatorie sono A e B e che sono costruite solo sulle prime xn, sulle prime n osservazioni. Quindi è la somma di due normali indipendenti, anzi la differenza di due normali indipendenti ha una distribuzione normale con valore atteso, la differenza dei due valori attesi. Adesso
Il valore atteso di questo l'abbiamo scritto qua. Il valore atteso di y con n più 1 è sempre quello, l'avevamo detto all'inizio. Quindi questo è 0. E la varianza è la somma delle due varianze, di cui la prima è sigma quadro, la varianza di questo, più, e l'avevamo scritta prima, sigma quadro per 1 su n più ok? Adesso, siamo d'accordo che in questo contesto questa variabile aleatoria ha questa distribuzione? Adesso, la riscrivo così, ma è solo per comodità. Sigma quadro per questa parentesi tonda. A questo punto, col solito trucchetto della... a questo punto che cosa otteniamo? Passo a una t, col solito trucchetto della varianza. E otteniamo che... questo meno 0, e meno 0 non ce lo scrivo. Al posto di sigma quadro incognito ci metto la varianza stimata. Per tutta quella parentesi tonda. Tutta questa roba a distribuzione t con n-2 gradi di libertà. Ok? E questo a che ci serve? Questo ci permette di costruire intervalli di previsione per yn più 1. Come sono fatti questi intervalli di previsione? Quella roba là, più o meno t n-2 1 meno alfa mezzi per radice di quella schifezza là che sta al denominatore. Ok? Questo ci dà un intervallo in cui con il solito, l'interpretazione, il solito livello di confidenza 1 meno alfa, noi possiamo aspettarci la osservazione futura corrispondente a questa. Per esempio, nel nostro esempio, se Guido ha, avevamo detto, 37 miglia orarie,
Quanto posso aspettare? Di consumare? Questa è la stima puntuale, avevamo detto. Ma così ci riusciamo a costruire un intervallo di confidenza di livello 1 meno alfa, per esempio. Perché è la notazione dell'altro corso. Alfa mezzi, scusatemi. Allora, nell'esempio della macchina di quel signore, avevamo tutti quei dati e abbiamo stimato la retta di regressione. Poi abbiamo detto, sì, ma io quando vado in autostrada, no, vado a 37 miglia per ora, 37 miglia ora. Se io facessi questo, quando io vado in autostrada, quanto mi devo aspettare di consumare? La stima di un punto è questo. Se voglio un intervallo che contenga con livello di confidenza 95%, eccetera, me lo costruisco. Andiamolo a fare. In corrispondenza di 37 miglia ora, quindi A più B xn più 1, è... Allora... 32,54 meno 0,17 per 37 e fa? C'è qualcuno che ha una... Non ce l'ho i conti fatti, scusatemi. 26,25. E abbiamo trovato questo. Il T n-2 alfa mezzi è, l'avevamo trovato prima, con alfa al 95% e quindi alfa mezzi 0,025 è 2,57. Poi SSR su N, tutta quella radice diventa radice di SSR su N-1 era 1,52 su N-2 era 1,52 su 5 che moltiplica 1 più un settimo più qui devo fare 37 meno la media che era 35, giusto? X me- ah, scusate, meno la media che era 60, quindi è 1/ SXX che veniva 700. Tutto questo numero viene? Tu hai fatto l'estremo. L'estremo lo dai fra un attimo, segnatelo. Allora, non mi fate fare il conto.
0 punto? 2 a 1, vincono loro. Non c'è democrazia, però diciamo ci fidiamo di che due menti. È minore la probabilità che in due abbiano sbagliato esattamente allo stesso modo. Ok? Allora, dando per buoni i conti, se io vado a 37 miglia l'ora, con un 95% di confidenza, mi aspetto un consumo di miglia per gallone di 26,25 meno 2,57 per 0,75, 26,25 più 2,57 per 0,75. Ok? Quindi questo è circa 1,8. Quindi tra 24 e 29 e 28 e 20. Ok? Vi faccio notare una cosa. La varianza di questa, e quindi l'ampiezza dell'intervallo di confidenza, dipende da quanto è vicino alla media l'osservazione successiva, la x dell'osservazione successiva. Se io mi faccio questa previsione per xn più 1 uguale a 60, l'intervallo di confidenza viene molto più piccolo che se lo faccio per xn più 1 uguale a 80, cioè quanto più è vicino, se io ho i dati qua, e tiro una retta, se il dato successivo è qui, abbastanza vicino al corpo dei dati, viene una certa variabilità. Quanto più è lontano, tanto più grande viene la variabilità, perché diventa molto più grande questo oggetto qui. Quindi le previsioni sono tanto più accurate quanto l'osservazione successiva è vicina alla media delle x osservate. Ok, allora facciamo pausa, 20 minuti di pausa e poi esercizi.